Ciao e benvenuti sul mio sito. Oggi vi voglio portare con me in Womp 3D, che è un sito internet assolutamente gratuito, come potete vedere dalle immagini, per la creazione di mesh 3D. È dotato di tutto quello che serve, dalla possibilità di mettere le luci e i materiali, adesso lo vediamo. Ripeto, è gratuito, necessita solo di iscrizione al sito, dopodiché potrete già iniziare a creare i vostri nuovi file e ad inserire degli oggetti in 3D da mischiare tra di loro. Quello che vi sto facendo vedere adesso è un oggetto, sì, ok, un po' strano, il primo che ho creato giusto per farvi vedere. Come dicevo, in questo sito si possono creare delle forme strane da mischiare tra di loro. Con la rotella del mouse io faccio zoom avanti e indietro, con il tasto sinistro del mouse sposto a ruoto su 360 gradi l'oggetto e con il tasto destro sposto avanti e indietro. È dotato di gizmo, cioè posso spostare gli oggetti avanti, indietro, sopra e sotto, posso ruotarli, posso ingrandirli, posso trasformarli veramente a piacimento. Il bello di Womp 3D e la cosa divertente con cui si può anche giocare è che, come state vedendo, le mesh, gli oggetti si fondono tra di loro in maniera davvero interessante. Ogni oggetto può essere inserito come modalità positiva o negativa, cioè negativa verrà creato un buco, diciamo, nell'altro oggetto, positivo invece verrà aggiunto, quello che noi chiamiamo le booleane in Blender. Sarebbe interessante avere anche questa funzione in Blender. Un po' già ce l'abbiamo con le metaball, ma non è così del tutto immediato e del tutto fluido. Quindi mi diverto con Womp 3D a creare queste forme particolari in modo facile e veloce. Ci sono alcuni materiali, come state vedendo, adesso faccio lo scroll sulla sinistra, che possiamo inserire. È davvero facilissimo, basta cliccare sull'oggetto e cliccare sul materiale. Ogni oggetto può essere più o meno arrotondato nelle sue forme, vediamo in basso angolo liscio, può essere, ecco, negativo e positivo. Negativo che crea una forma, come dire, un buco nell'altra forma, positivo invece viene aggiunta la forma all'altra mesh. In questo modo possiamo creare dei vuoti oppure riempire a piacimento e creare davvero tantissime forme. Ogni mesh, anche se le uniamo, è regolabile diversamente, nel senso separatamente. Io posso regolare il cilindro sotto o il cubo sopra a piacimento. Vi sto facendo vedere un po' di esempi. Questa è la parte 1 del tutorial su Womp 3D. Non vi preoccupate perché ne farò un altro dove creerò un qualcosa con una scena vuota. Si può aumentare o meno la rotondità, si possono inserire le luci, si può cambiare colore allo sfondo dietro, si può davvero fare qualsiasi cosa, è molto molto divertente. Io lo consiglio anche per quelle mamme che vogliono far sperimentare in modo gratuito, quindi senza nessun costo, ai propri bambini il 3D per farli divertire, per cominciare magari ad approcciarsi a quelle che sono le forme geometriche in modo divertente e anche intuitivo. Si può applicare o meno lo snap. La forza goop, che cos'è? La forza di attracco, così diciamo, tra un oggetto e l'altro, la forza di attrazione. Messo su 0 io non avrò nessuna attrazione, aumentata al massimo, più avvicino le mesh, più verranno attratte, si fonderanno insieme. Fate delle prove. Si può cambiare, ecco, la rotazione, la posizione, ripeto, anche l'illuminazione. Non ha molte primitive, però una volta messa in scena un paio di primitive si possono modificare a piacere. La cosa interessante di Womp 3D, e il motivo per cui lo utilizzo, è che mi consente di scaricare il rendering in vari formati, ma scaricare anche il modello 3D da importare in altri software, nel mio caso in Blender, però dà la possibilità anche di scaricarlo già pronto per la stampa 3D. Questo è davvero interessante. Quindi possiamo anche nascondere la griglia del pavimento per il render, avviare un render, un'immagine,
creare l'immagine con dietro lo sfondo alfa trasparente per chi vuole solo renderizzare l'oggetto senza sfondo. Si può, ripeto, cambiare anche l'illuminazione e il tipo di illuminazione è davvero interessante. Se si sbaglia, nessun problema, con Ctrl Z della tastiera si torna indietro come qualsiasi software, soprattutto in Blender. Sbagliamo, facciamo qualcosa, Ctrl Z e cancelliamo. Si può anche sfocare lo sfondo, si può sfocare l'oggetto. È davvero carino, interessante. A me è piaciuto molto, mi ci diverto e lo consiglio, soprattutto perché poi si può appunto esportare la mesh. Proviamo a fare un rendering, una prova, vediamo cosa esce, ci vuole magari qualche secondo. Lui calcola, si può esportare come JPEG, come TGA, ci sono vari formati, varie grandezze. Qualche secondo lui prepara l'immagine e poi si può andare a scaricare, a vedere che immagine ci ha prodotto. Si può ruotare, si può cambiare la vista, si può vedere dal punto di vista frontale, laterale, dall'alto e dal basso, andando a cliccare su quell'icona a forma di cubo in alto a destra. Ecco, questo è il render, ma si può anche creare un breve video, vi sto facendo vedere, un video di presentazione del prodotto che avete appena creato e poi salvarlo, in più file. In questo momento metto qualità, ti è piaciuta? Sì, metto quindi la faccina con le due stelline, dai. Perché ci sta, perché mi piace. Quindi io lo consiglio, davvero interessante da sperimentare. Ecco, adesso in questo momento sto facendo la sfocatura dell'oggetto. Si può aumentare o diminuire anche l'esposizione. Vi sto facendo vedere come inserire delle luci. Cliccando lì su luce della cupola si può spostare la luce. Aumentare l'intensità della luce, regolarla, anche cambiare il colore della luce. È un palcoscenico vero e proprio, io lo trovo davvero molto divertente. Il sito di riferimento di Womp 3D lo trovate nella descrizione del video. Ecco qua sto facendo vedere, non so che cosa significhi malocchio nelle luci, nelle impostazioni delle luci, lo sto studiando e poi vi farò sapere nel prossimo tutorial se riesco a che cosa vuol dire. Si può cambiare anche colore. Però non mi piace il termine malocchio, quindi lo lascio su RGB. Mi tranquillizza di più. Ecco, si può anche nascondere la griglia sotto il pavimento. No, davvero carino. Voi che ne dite? A me piace tantissimo. E poi si può scaricare anche il modello 3D. L'immagine si può scaricare in tanti formati, 4K, 2K, a seconda delle vostre esigenze. E si può esportare la mesh di oggetti separati o anche l'export della mesh per la stampa 3D. Dopo facciamo una prova con Blender, OMG, Filo, STL e così via. Quando esportate l'oggetto, soprattutto se scegliete la prima opzione, non verrà colorato, nel senso vi esporterà separatamente la mesh e i materiali. Dopodiché, nei materiali, se utilizzate Blender, andate a prendere, le immagini che lui ha scaricato nella cartellina del file. Anche questo dopo ve lo farò vedere. Non è immediata, l'esportazione della mesh, in genere ci vogliono un paio di minuti, per fare il download in WOMP 3D. Ecco che sta esportando il file, lo vediamo con la cartellina download in alto, e lui ha esportato sia il file OBJ che anche le immagini, del colore della mesh, quelle che dopo andrò ad inserire in Material di Blender. Adesso vi faccio vedere nell'esempio. Sono in Blender 3.4, import file OBJ che io ho salvato in desktop, esatto, lo apro ed eccolo qua. Ripeto, non ha i colori perché i materiali devo allegarli in seguito. Andiamo a vedere anche com'è in edit mode. Ha una maglia un po' particolare, va rifinita, è molto molto intensa. Consiglio di fare tra i modificatori di utilizzare un Decimate per alleggerirlo un po', magari di fare anche un Trace to Quad in Edit sotto Faces, vi sto facendo vedere, Trace to Quad,
e di fare anche un merge by distance. Nel mio caso mi pare che non abbia cancellato niente e adesso vado ad applicare un decimate. Ecco, è una mesh un po' da come dire, regolare nella maglia, ok? Però io lo trovo interessante, soprattutto per giocare, ripeto, perché no, anche per i bambini. Lo trovo divertente, soprattutto è gratuito. Quindi necessita solo di iscrizione, poi potete accedere col profilo Facebook, Google, quello che preferite. Ok, la mia mesh non ha un gran significato, però è per farvi vedere. Adesso proverò a scaricare anche il modello utile per la stampa 3D. Giusto per fare una prova, non è che ci sono grosse modifiche, ok? Sempre in OBJ. Anche in questo caso ci vuole qualche minuto di pazienza. Guardate le immagini per l'illuminazione globale, se ne possono scegliere tantissime e cambia l'illuminazione del palcoscenico di WOMP 3D. Poi nel sito vi salva i file, vi salva i modelli finché voi non li cancellate, non si perde niente. Questa è la cartellina del file OBJ con le immagini PNG per il materiale. Vado a riscaricare l'oggetto. Sto usando in questo caso Blender 3.4. Riapro. È lo stesso identico di prima, solo che vabbè, questo è la mesh già adatta per la stampa 3D, così dice. Secondo me va ritoccata. Adesso entro nello shader, attivo il Node Wrangler. Per andare a ripescare le immagini che mi ha mandato WOMP 3D sui colori. E ripeto, ce ne sono tantissimi da scegliere. Questo, ad esempio, è come cambiare sfondo. Davvero carino, dai. È un palcoscenico già pronto. Io lo trovo davvero, davvero divertente. Ecco, adesso vi sto facendo vedere come vengono salvate le immagini, del materiale da WOMP 3D. Ha fatto una specie di UV mapping, diciamo così, anzi è così, in vari formati. Quindi premo N, attivo il Node Wrangler che è già presente. Ah, dovete attivarlo dalle preferenze come add-on, ok. Mi mette questi tre nodi, io vado ad aprire la cartellina dove l'avevo salvata. Le seleziono tutte. Ok, avete appena visto. Ed ecco la mia mesh di WOMP 3D con i colori inseriti tramite il Node Wrangler. Carino, davvero. Io che dico? Fate una prova perché a me è piaciuto molto. Un modo interessante, magari siete fuori, non avete Blender, però avete un tablet, volete creare una mesh particolare, siete lì che state giocando, poi ve la trasportate nel vostro software preferito. Vi ringrazio per aver visto questo video, se siete nuovi attivate l'iscrizione con la campanellina in alto a destra, così rimarrete sempre informati sulle mie pubblicazioni. Questo è il mio mondo in 3D, a me piace farvi vedere tutto quello che riguarda il 3D e spero che abbiate trovato questo tutorial utile e che magari mi fate sapere nei commenti se anche a voi piace WOMP 3D. Al prossimo video tutorial, ciao!